è proprio la felicissima sera. E chi si ubbiazza mi? Felicissima sera a tutti i signori grattata. Una felice sera, come ha cantato Don Francesco Jukebox, può essere una felice giornata per le persone che, tramite una serata di beneficenza, possono godere di servizi in più con il ricavato di una commedia. Questa volta i giornalisti di Crotone sono giunti a Ciro Marina per dare manforte alla casa di Padre Pio, gestita da Antonio Marzone, che di persone in cerca di un po' di felicità ne ha viste davvero tante. Senta, io le chiedo, adesso la casa famiglia Padre Pio di cosa ha bisogno? Momentaneamente abbiamo bisogno di tutto e di niente. Più che altro, cioè, la nostra difficoltà è una difficoltà con le istituzioni, con la, cioè, legislativa, perché siamo messi nelle condizioni di non poter lavorare. Le contraddizioni che ci sono all'interno costituiscono un po' una remora. Poi il vento che soffia diversamente dal punto di vista pedagogico e così via. Queste sono le difficoltà. Dal punto di vista materiale, in realtà difficoltà non ne abbiamo, perché cerchiamo di sopravvivere come possibile. Col paradosso della commedia raccontiamo quello che raccontiamo quotidianamente sui giornali e sulle testate TV o sulle testate radio online. È questo in sintesi quello che facciamo, con l'aggiunta di fare solidarietà e di aiutare chi aiuta gli ultimi. In questo senso noi facciamo naturalmente questo per beneficenza e per solidarietà anche stasera. Mettiamo in discussione quelli che sappiamo sono dei disvalori col sorriso e li ridicolizziamo. In sintesi è questo quello che facciamo, per far capire cosa sia veramente importante o meno. Come diceva Peppino Impastato, se insegnassimo la bellezza non ci sarebbe né silenzio né rassegnazione né omertà. E visto che l'arte è bellezza, pur nella modestia, perché non siamo artisti, siamo semplicemente giornalisti che si mettono in discussione facendo teatro, che è una delle arti. Scenare è stata una gara. Cosa ha insegnato questa esperienza teatrale di 2 anni ai giornalisti crotonesi? È che siamo un gruppo molto forte. Se vogliamo possiamo raggiungere anche obiettivi più importanti, non solo nel teatro ma anche nella professione. Il teatro, diciamo che è un hobby, un passatempo per aiutare gli altri, e soprattutto ci ha fatto capire l'affetto che c'è da parte della gente, sia per il lavoro che svolgiamo quotidianamente, sia per questa passione teatrale che abbiamo messo in campo. Un concorso a Natale per Santo Stefano, hanno fatto un concorso a Ferragosto, ma erano occasioni che abbiamo colto al volo. Ma com'è stato indossare i panni un po' pesanti anche della Madonna, visto il caldo che accompagna l'estate? Difficilissimo. Oltre al gran caldo, interpretare la Madonna ovviamente non è semplice. L'ho fatto con tanta autoironia alla fine, perché noi andiamo in scena per beneficenza, quindi qualunque cosa facciamo è sempre per quell'obiettivo e per quel fine. Ma che stai facendo, Michele? Sono spedito. Poi vicino a te c'è un bravo San Michele, ovvero Bruno, che di risate ne ha strappate tante anche lui. Sì, 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 bravo, simpaticissimo, ha fatto ridere anche me sul palco. Ho cercato di trattenermi, ma non era possibile davvero, è troppo simpatico. La beneficenza si può fare in tanti modi, anche facendo ridere, strappando un sorriso. Sicuramente sì, è una bellissima esperienza anche per i giornalisti di Crotone e provincia, per dare un messaggio chiaramente rivolto a seguire la strada giusta e quella della legalità, dare dei messaggi importanti da un lato o dall'altro, cioè raccogliere qualcosa per i più bisognosi, in questo caso delle donazioni che vanno ad alcune associazioni e via discorrendo. Un doppio obiettivo raggiunto, secondo me. Avessero gentile, manco una canzone, avessimo farire all'aria a trattativa. È la prima volta che i cronisti ci troviamo qui, fuori la città di Crotone, con questa commedia, in questi 2 anni. Sì, sì, Ciro Marina è il secondo comune, pure per numero di abitanti della provincia di Crotone, insomma è un comune importante dove è giusto che i giornalisti, insomma, vadano a recitare. Speriamo che sia possibile anche prossimamente, magari non nell'immediato,
anche qualche altra città della provincia di Crotone, perché no? Porta una bella casa ariosa. Ariosa? E grazie che ariosa sa casa. È tutta pelasce e solai. Ma guarda te, capite? Un terreno, perché non faccio pensare all'opera Sila? Ma dove va un terreno? Si deve fare. Quello che mosca! A cuccia. Gioia da mamma, vieni a sentire in casa. A sentire, allora, gioia mia. Ma che sentire io? Ma sentire non c'è che è meglio. Che non c'è l'opera Sila, ma vedo tu. Ragione.